bello è proprio quello di iniziare ad agire a compiere dei gesti sostenibili, anche i più piccoli e banali, ma iniziare questo percorso, perché spesso si pensa che devo diventare vegano, devo eliminare dalla dieta tutto, devo togliere l'auto, cioè sembra la sostenibilità qualcosa di irraggiungibile o comunque irraggiungibile, qualcosa che è una scalata un pochino, che l'impegno e la complessità dell'argomento, che c'è ovviamente, sia inarrivabile per di più. In realtà è molto più semplice di quanto non pensiamo. È chiudere l'acqua quando ci stiamo lavando le mani e non farla scorrere quando appunto ci stiamo insaponando. È togliere dalla presa la corrente se non abbiamo il computer acceso. Sono anche quei piccoli gesti che contano e siamo tutti chiamati a farli, cioè deve diventare la normalità, non deve più essere io devo cambiare abitudini, non devono essere abitudini base che tutti i cittadini devono fare, ma per questo appunto sarebbe bello che venissero comunicati queste cose anche dalle istituzioni in maniera un po' bombardando, ecco, come faccio io sui miei social, che bombardo moltissimo su queste tematiche, che ci fosse proprio un impegno per far capire che sono necessarie alcune misure da parte di tutti, semplici, ma ci devono essere.